non lontano viveva Virgilio, Oden ci beveva vino a fiumi. Oggi lo stucco si scosta dai palazzi. Prezzi e conti non sono più quelli di una volta. Ma io faccio quadrare in qualche modo i miei versi, svolgendo una bannata R. I pescatori si inoltrano nell'oltremarino, via dalle coperte stese sul balcone. L'autunno sterza i colli con un mare diverso da quello che la deserta spiaggia frusta. Dalla balaustra, mia moglie e la mia bambina guardano lontano, adocchiando il pianoforte di una vela o un pallone aerostatico, colpo sforzato di campana. All'isola, come variante del fato, impensabile come bilancio del cammino, si addice soltanto lo scirocco. Ma neppure a noi è vietato sbattere le imposte. E la corrente che sparpaglia le carte è il segno: sbrigati a voltarti, che qui non siamo soli. Il guscio tenuto insieme con la calce, che salva dall'impeto della fronte, del sale, del vetusto martelletto, rivela tre tuoni all'imbrunire. Attorcendo i monogrammi degli Bucanville, con il loro alfabeto, mascherando la sua vergogna, l'esigua terra si vendica dello spazio con il verde. Persone, poche, e sentendo tu si induriscono ai tratti, quasi il linguaggio a guisa di lente separasse il paesaggio dai volti. E più volentieri che verso il continente, nel sentire a casa la mano tende in direzione della montagna, dove crollano e crescono mondi. Siamo qui in tre, e scommetto che quanto vediamo insieme è tre volte più senza fissa dimora e più azzurro di ciò a cui Enea guardava. Dobbiamo annotare che Oden era un generoso, come dimostra il fatto che a un certo momento lui, pur essendo omosessuale apertamente, senza nessuna copertura, nel 1935 si sposò con Erika Mann, la figlia di Thomas Mann, per sottrarla alla persecuzione ebrei dei tedeschi. Anche se Maria dice che a lei non disse mai di essere sposata, però diciamo questo è denota una certa genere. E questo si manifestò anche in un altro episodio che merita attenzione, perché a un certo momento qui a Ischia cadde un aereo, parliamo sempre del 48, cadde un aereo sul Monte Pomeo e cominciarono le chiacchiere che quelli che si trovavano nei dintorni erano andati più che per aiutare, per saccheggiare. Questo comportò un litigio tra Oden e Capote, che ci ricordiamo a Capote, il quale, essendo lui uno contrario, uno spirito complesso, una personalità sempre combattuta, cioè, era tendenzialmente portato ad essere negativo. Invece Oden era positivo. Ecco qua. Anni 50. In quel periodo un aereo militare inglese che trasportava civili e militari andò a schiantarsi a causa del maltempo contro le Pomeanti. Vi furono molti morti e molte furono le accuse di sciacallaggio contro la popolazione locale. Una sera, da Marino, vi fu un'accesa controversia a proposito di tale sciagurai Oden, solitamente schivo e silenzioso, insorse difendendo gli ospitali dalle accuse che, veemente, rivolgeva loro intorno a Capote. In questo modo ci introduciamo a Capote, che comunque Capote è un grandissimo personaggio della letteratura che ha parlato molto di Ischia nei suoi scritti e quindi diciamo, va considerato certamente con molta attenzione. Truman Capote, noi non abbiamo riferimenti, romanzi, racconti, qui non possiamo dire, possiamo però ricordare che Truman Capote alloggiò in questo anno alla pensione di Lustro a Foria. E qui era molto attratto, prima di tutto lui si lamentava, in genere si lamentava,
Appena arrivò a Ischia si lamentò subito perché gli cantò l'orologio dell'anno che era trasportato dalla fretta americana. E gli cantò l'orologio dell'anno, ma che ci sono venuto a fare? Poi riprese un po' la cosa e diceva che mangiava troppo, perché qua si mangiava a pranzo e a cena 5 cortate con vino e questo lo distraeva. Però era attratto dalla locandiera Gioconda, che ho avuto il privilegio di conoscere, perché la sono andata a trovare, che ha 83 anni, sta benissimo, e dice che questo gli raccontava strane storie. Quindi parliamo adesso di Truman Capote, facendo riferimento a due frammenti che adesso Ina ci dirà, uno dei quali riguarda Ischia, 1949, proprio quest'anno di cui stiamo parlando, dove lui è solare, sta bene, cioè vive veramente con grande spiritualità, con grande piacere. Poi l'altro, di qualche anno dopo, per cui lui se ne va, che lui poi fa lo scrittore, ci viene solo per eccetera, New York, dove lui riprende un'altra volta la sua, il suo tormento, la sua personalità combattuta. Ecco. 5 aprile 1949. Abbiamo scoperto una nuova spiaggia. Se ci si incammina fuori dal paese, subito si mette piede su uno dei sentieri che si inerpicano in ogni direzione verso le vigne, dove le api fiorano nell'aria e le lucertole si rosano verdi sui germogli. Il sentiero corre su rocce vulcaniche che scendono a picco. Ci sono tratti in cui è meglio chiudere gli occhi, sarebbe una caduta spaventosa, e gli scogli sottostanti sembrano dinosauri in età. Un giorno, camminando tra le rocce, trovavamo un cadavere, poi un altro ancora, crescevano isolati fra le pietre scure come campanelli cinesi infilati su una cordicella attesa. Seguendo le tracce di papavero, arrivavo giù per un sentiero a una strana spiaggia nascosta. Era chiusa tra gli scogli e l'acqua era così chiara che si potevano scorgere le alghe marine e i movimenti guizzanti dei pesci. Non lontano dalla riva, roccioni piatti e levigati sembravano zattere latanti e noi passammo dall'uno all'altro. Sdraiandoci al sole, ci volgemmo a guardare sugli scogli e vedevamo anche i verdi filari di liti, la montagna incappucciata di nuvole. In una roccia il mare aveva scavato un sedile ed era bellissimo mettersi là e lasciarsi investire dalle onde. Ecco, poi c'è invece 1966, New York. Sono un alcolizzato, sono un tossicomano, sono un omosessuale, sono un genio. Questa era luce, povera. Colgo l'occasione, cioè questo volevo solo ricordare che la descrizione che ha fatto Ila è un diotto, che io e mia moglie abbiamo identificato in un viotto un po' pericoloso, bellissimo, dice un panorama meraviglioso, che va dalla chiesa dello Schiappone, scende verso la Scarrubata, quello che sta, dove sta la Pagliarella, dove si mangia lì, e passa attraverso dei punti dove veramente, guardando giù c'è da fare impressione, però c'è un panorama meraviglioso, e poi si vedono queste cose, le ginestre, le lucertole, i fichinisti, allora si passa proprio in mezzo a una cosa bellissima. Ma per dire, con questa occasione però volevo ricordare che Oden era uno che non viveva in un mondo suo, si guardava intorno, viveva nel mondo che attorno a lui aveva le sue storie. Era quindi in antitesi con la guerra, con il nazismo che allora si combatteva. Quindi questo per dire che non è che il poeta è uno che parla di rose e fiori,
mentre casomai attorno ci sono i genocidi, ci sono gli inquinamenti, eccetera. È uno che deve vivere nella sua vita e trovare una chiave di lettura, trovare la possibilità di uscire. E questo lo dice Ben Oden e anche Barger, perché anche Barger era un pittore che nella sua terra in Germania ebbe delle persecuzioni, perché le sue opere furono totalmente distrutte, la sua era considerata un'arte degenerata. E infatti qui ho visto nel libro che, come dicevo, ho saccheggiato dei riferimenti in relazione a questo. Improvvisiamo. Parliamo di Oden, che aveva partecipato nel 1936 alle Brigate Internazionali che combatterono la dittatura franchista in Spagna, scelta coerente a tutta la sapienza intellettuale ed artistica che trasudava dai suoi scritti. Restò a Ischia quasi ininterrottamente dal 48 al 58. Barger, invece, sensibile pittore di tendenza informale, all'avvento del nazismo fu, assieme a molti artisti di analoga tendenza, costretto ad uscire dalla Germania perché il modo di dipingere come il suo fu bollato come arte degenerata. E durante il periodo bellico la Spezia aiutò anche molti italiani a fuggire alla presa mortale dell'SS. Fu nominato cittadino onorario di Forio nel 1948, dove visse per buona parte dell'anno fin dal lontano 1939.